Dopo il successo della scorsa domenica è giunta la sua seconda data, il calendario di Domeniche d'Autore al museo, la rassegna dedicata ai più piccoli e alla lettura che si sta tenendo presso il Polo Museale di Trani, nata dalla collaborazione tra Fondazione Seca, Libreria Miranfu e Teca del Mediterraneo. Due illustratori, un'attività post-presentazione e l'esperienza di integrazione di un fisarmonicista rom che per l'occasione ha suonato il suo strumento compagno di intere giornate. L'appuntamento è stato anche per questa domenica gratuito. Durante le domeniche d'autore è possibile visionare la collezione delle macchine per scrivere della Fondazione Seca. Pietrino è un libro edito da un giovane editore pugliese, scritto da un'attrice pugliese e illustrato da me. È una storia, come hai detto tu, di integrazione. Parla di un bambino rom che a un certo punto è al semaforo, a lavarivetri, insomma, una scena che tutti quanti noi conosciamo. A un certo punto scappa via e fa, appunto, vive tutta una serie di avventure in giro per la Puglia, fino a quando non finisce, appunto, in una casa famiglia. Lì si interrompe appunto la narrazione, ci lascia intendere che ci sarà una possibile, un nuovo inizio appunto per questo bambino. È una nuova collaborazione tra la nostra libreria, la libreria Miranfu, e il Polo Museale, che è un posto interessantissimo, aperto e può essere veramente un contenitore culturale importante per la città. Noi qui ci stiamo occupando di quella che è il settore dei bambini, le attività culturali per i bambini. Quindi dalla settimana scorsa è attivo un punto libreria permanente qui nel museo, un bookshop, e per accompagnare l'inaugurazione della libreria e questa nuova collaborazione abbiamo pensato ad un ciclo di quattro incontri con scrittori e illustratori, e ci piaceva l'idea di partire da quello che di meglio abbiamo nella nostra Puglia e dintorni. Quindi abbiamo scelto autori ed illustratori locali e anche tematiche che sono di grandissima attualità per il nostro territorio.